Cari amici e cari amici di Total Photoshop, bentornati. Io sono Emiliano e sono tornato nuovamente a parlarvi di HTML, CSS e tutto quello che riguarda il mondo web. Nell'ultima puntata abbiamo visto come importare le Google Font direttamente nel nostro sito. In questa puntata invece continuiamo con la creazione del nostro sito. Andiamo a creare appunto le nuove pagine del nostro sito appunto. Per prima cosa potete vedere che sono andato a modificare. Prima di tutto ho cambiato il Google Font che ho utilizzato, ne ho messo un attimino uno più sobrio. Per farlo, ovviamente, sono andato a modificare il richiamo del nostro Google Font. Ho richiamato la famiglia Roboto, la Family Font. Nel Master CSS sono andato a sostituire la Font Family con appunto con questa nuova Font Family Roboto. In più, come vediamo nel nostro sito, sono andato a fare delle modifiche. Ho inserito il nostro footer, per esempio, solitamente nel footer andiamo ad inserire i nostri dati o quelli dell'azienda per cui creiamo il sito. Io ho messo, vabbè, Total Photoshop. Sono andato ad apportare alcune modifiche nel codice, per esempio, appunto, dopo aver modificato la Font Family, sono andato ad eliminare il padding che avevo inserito nel nav, cioè nella parte sinistra dove troviamo anche il nostro menu, oltre al nostro menu, il tag aside. Altra modifica che ho portato un padding. Ho lasciato il 2% per quanto riguarda il lato destro e il lato sinistro del mio tag contenuto e ho assegnato uno 0 nella parte alta e nella parte bassa. Altra modifica che ho fatto, ho eliminato la famosa movimento che ho lasciato però nel tag header che avevamo inserito in una delle scorse puntate. Quindi ho commentato tutta la parte dell'ombra del nostro testo, il font e la parte della transizione, il movimento appunto che avevamo assegnato al nostro titolo. Ed infine sono andato ad eliminare la regola CSS che stava nel ridurre la dimensione del mio font quando il mouse veniva posizionato sul titolo. Quindi ho modificato la regola appunto H1 due punto over, l'ho commentata. Altra modifica che ho fatto, sono andato ad assegnare un float left al mio footer, ad allineare il testo appunto al centro del mio footer e ho dato una dimensione di 18 pixel al titolo al testo del mio footer. Come vediamo. A questo punto possiamo creare le nuove pagine. Per farlo è semplicissimo. Per prima cosa torno al mio codice di origine, vado a modificare i nomi delle mie nuove pagine. Al posto di pagina 1, per esempio, posso inserire un bel chi sono. Pagina 2 vado ad inserire un cosa facciamo, cosa faccio. Nella pagina 3 vado ad inserire dove siamo, anzi, vado ad inserire video. Ed infine dove siamo? Ovviamente vado a modificare anche i collegamenti ipertestuali. Nella voce home andrò a inserire l'index.html, che ovviamente è questa pagina. Nel secondo href, nel secondo collegamento, andrò a collegare questa pagina che poi creeremo in un secondo momento, key HTML, cosa.html, video HTML per quanto riguarda la voce video ed infine dove siamo, dove.html. A questo punto salvo il mio file, vado nella cartella di origine. Allora, andiamo ad aprirla, scrivania, io l'ho salvata sulla scrivania HTML sito. Vado a copiarmi questa pagina, quindi
Command C, Control, Command V per copiare, Control C se usate un PC o Control V se utilizzate sempre un PC per incollare. Vado a Command V, Command V, Command V, devo creare queste quattro nuove pagine. Quindi ho detto che una andrò a chiamare key.html. La seconda cosa.html. La terza la chiamerò video.html ed infine l'ultima la chiamerò dove.html. A questo punto posso salvare il mio file, dovrò modificare poi la classe pagina selezionata. A questo punto apriamo i nostri file, 1, 2, selezioniamoli ed apriamoli. Apri con. Apriamo con Adobe CC 2014, che è la versione che sto utilizzando. Vado a sostituire la classe, quindi la elimino da nella pagina video.html, la elimino e la vado ad assegnare in questa posizione. Stessa cosa la faccio per le altre pagine, quindi elimino. Questa è la pagina dove, quindi la vado ad assegnare qua. Cosa, stessa cosa, ovviamente elimino questa parte. Chi ed infine chi. Quindi a questo punto salviamo tutto. File, salva tutto. Torniamo nella mia cartella, anzi possiamo direttamente andare, come vedete, in Google Chrome, dove appunto con un bel Command R o con un... Ho sbagliato qualcosa, esatto, non ho chiuso questo tag, perfetto, allora. Andiamo a modificare tutte nuovamente, a chiudere questa parte. Questa era chiusa, vediamo l'index, ok. A questo punto dovremmo esserci, risalviamo tutto con un bel file, salva tutto. Torno nuovamente su Google Chrome con Command R o Control R se utilizzate un PC. Come vedete ho creato le nuove pagine. Vado a cliccare, vedete che la classe fa il suo dovere, quindi quando sono nella pagina cosa.html viene modificato il colore, video. Questa, c'è ancora qualche problema nella pagina video, esatto, non l'ho chiuso il tag. Salviamo nuovamente, torniamo, eccoci, video e dove siamo. Bene, ce l'abbiamo fatta, ho avuto qualche problema ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Niente, in questa puntata abbiamo creato semplicemente, abbiamo modificato le voci del nostro menu ed abbiamo creato le nuove pagine. Proseguiremo con la creazione del nostro sito nella prossima puntata. Ma a questo punto non rimane che salutarvi. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter e ai nostri social network. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Emiliano.